Cari amici, eccoci insieme. Ovviamente noi come emittente, sebbene a livello locale, non possiamo non parlare dell'argomento del giorno, ma lo faremo con tranquillità, con razionalità, senza inutili enfatizzazioni capaci di creare un clima di inutile apprensione, inutile enfatizzazione. Parleremo di cosa? Del Covid-19, meglio noto come coronavirus, che è questo, purtroppo, devo dire con amarezza, questo virus che si è molto diffuso e radicato in alcune aree del paese, paradossalmente in quelle del nord, questa volta, nell'area lombardo-veneta, Emilia-Romagna, eccetera. Ovviamente io non faccio ironia rispetto a questa vicenda, che è una vicenda dolorosa, però è chiaro che per tanti anni i meridionali sono stati discriminati per una serie di questioni anche legate ad alcune patologie emerse qui nelle nostre zone. Bene, il web, Facebook, che voglio dire ormai è una cassa di risonanza dove c'è di tutto e di più. Fake news abbondano. Beh, il web si è divertito, Facebook si è divertito ad utilizzare espressioni tipo non si affitta settentrionali e cose del genere. Questo rimane nell'ambito dello scherzo e, se vogliamo, anche per sdrammatizzare, perché le scene che abbiamo visto al nord, io mi auguro che non si ripetano in altre parti d'Italia, soprattutto mi auguro che non si verifichino dove? Nel sud d'Italia e in Campania. Perché ritengo, e questo faccio, mi permetto di dire da cittadino, da contribuente, un piccolo atto d'accusa a chi ha gestito la comunicazione istituzionale, ma anche agli organi di informazione che hanno amplificato oltremodo il fenomeno, tanto è vero che l'Italia, udite udite, e questo l'ho scritto anche sul mio sito dibattito.info, che invito sempre a leggere, l'Italia è stata dipinta ed è passata come il brutto anatroccolo d'Europa, il Calimero, il pulcino nero. Il paese portatore di infezioni, dove i suoi abitanti sono considerati degli untori, dove i paesi a noi confinanti bloccano i treni, dove non siamo ben accolti in Europa, dove molti turisti provenienti da tanti paesi europei ed extraeuropei stanno annullando viaggi, soggiorni, congressi. Ma insomma, ci rendiamo conto che questa gestione folle della comunicazione ha causato e sta causando danni economici di rilevantissima importanza. Punto primo. Punto secondo. Sono sintetico, ma mi pare che l'Italia è il paese della peste 2.0 e la Francia no, in Germania non sanno cosa sia il coronavirus, in Austria men che meno, la Svizzera è l'isola felice, ma non vi suona che qualcosa forse non va nella giusta direzione? Se in Italia abbiamo fatto 10.000 verifiche e in Germania ne hanno fatte 100, 200, 1.000, è chiaro che per un calcolo banale di probabilità statistiche in Italia emergono più casi. Così come magari in Francia, così come magari in Belgio, eccetera, eccetera. Il problema forse è che in quei paesi, dove forse hanno una malizia superiore a quella italiana, i panni sporchi li lavano in famiglia. Invece noi siamo degli ammuinatori che amano fare le sceneggiate, chiedo scusa se mi sto accalorando, però su queste cose non si scherza, perché quando una questione del genere, delicata, viene continuamente affrontata in maniera anche eccessiva nei talk show, nei telegiornali, dove c'è un collegamento diretto, se andate sui siti delle agenzie di informazioni, ANSA, AGI, ADN Cronos, pagine intere sul coronavirus, cioè la gente ha paura di ciò che potrebbe eventualmente accadere. Stiamo andando, cioè, in una fase di panico collettivo. Attenzione, perché le nostre vite potrebbero mutare. Mentre ai nostri confini tutto continua esattamente come prima. Si parla di perdita di milioni di euro per l'annullamento di spettacoli teatrali, cioè la gente ha paura di andare al teatro,
addirittura in Lombardia, a Milano, la Scala, il Carnevale di Venezia è stato annullato, ma stiamo scherzando? Allora ridimensioniamo il fenomeno, attenzioniamo il fenomeno, speriamo che in Campania venga gestito, quando, ove mai, dovesse verificarsi qualche caso, perché guardate qua, questo virus si dice che sia capace di adattarsi e soprattutto di passare da uomo a uomo con forte rapidità. Quindi non andiamo in una dimensione paranoica e irrazionale. Io sono stato, per motivi ovviamente giornalistici, a una conferenza stampa che ho seguito per il Quotidiano del Sud con cui collaboro, e con il presidente dell'Ordine dei Medici di Salerno, il dottor D'Angelo, dove ho potuto anche recuperare questo decalogo che è stato stampato accuratamente dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità. Quindi non sto citando fonti autorevoli e istituzionali. È chiaro, perché qua si fa l'errore di informarsi attraverso i social, e Gerardo Tedesco ne sa qualcosa, visto che viene dalla vecchia generazione della televisione, che probabilmente faceva meno danni di quello che fanno oggi i social network. 10 comportamenti da seguire. Ora, tra questi 10 comportamenti da seguire, visto che in Campania fortunatamente, tranne qualche notizia che arriva in maniera sporadica, non mi pare ci sia questo fenomeno preoccupante, li leggo tutte e 10, proprio per evidenziare che questi comportamenti rientrano in quelle che dovrebbero essere delle comuni buone pratiche relazionali. Allora, numero 1, lavarsi spesso le mani. Cioè, di cosa stiamo parlando? Punto 2, evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute. Mi sembra una cosa giusta. 3, non toccarti occhi, naso e bocca con le mani. Vabbè, qua chi ci riesce? 4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci. Scusate, ma siamo ancora a questo? Cioè, queste cose qua le insegnavano alle elementari quando c'era la famosa educazione civica. Qua siamo a livelli che il Ministero ha dovuto pubblicare un decalogo. Punto 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Cioè, per dire, i farmaci non sono caramelle. Punto 6. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o di alcol, e ci siamo, quello che fanno tutte le massaie. 7. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate. Punto 8. No, perché qua si vedono persone andare in giro con le mascherine a fare la spesa. Cioè, stiamo arrivando al ridicolo. Punto 8. I prodotti made in Cina e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi. Punto 9. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e se tornate dalla Cina da meno di 14 giorni. Punto 10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus, perché si era diffusa anche la fake news, cioè la notizia falsa, la bufala, che i cani e i gatti potessero, come dire, contagiare gli uomini. Voi immaginate, voglio dire, stragi di cani e gatti, perché come siamo fatti noi, così irrazionali, emotivi, inutilmente confusionari, si sarebbe scatenato il putiferio. Mi sono permesso di leggere questi pochi articoli, ovviamente poi la cosa continua, va un pochino più nel dettaglio, per dire cosa, che bisogna riportare un po' tutto ad una dimensione di maggiore serenità. Lo dico perché in ballo ci sono non solo ovviamente la salute dei cittadini, che è la prima cosa, ma ci sono potenziali ricadute economiche pesantissime. Noi andiamo incontro a una stagione turistica, il sud Italia, l'Italia è da sempre meta di tanti turisti che vengono a visitare i nostri luoghi, i nostri musei. Il Made in Italy sta avendo già adesso un problema serio. Allora io mi rendo conto che secondo me il guaio è stato fatto. Però da qui in avanti ridimensioniamo, perché altrimenti mentre noi creiamo, facciamo ammuina, facciamo le sceneggiate, gli altri paesi europei più furbamente
gestiscono il fenomeno non attraverso un silenzio, ma attraverso una gestione ordinaria. Mi auguro che queste considerazioni vengano fatte proprie anche dagli organi istituzionali, dagli organi di stampa, e ci riaggiorneremo per capire cosa realmente accadrà nei nostri territori. Alla prossima.